palleggiare fuori? Detesto tutto ciò che riguarda il calcio. Fra poco ci saranno le selezioni e da quest'anno la squadra sarà mista. Dici? Squadra mista? Interessante. Non si gioca in casa. È la regola, ragazze. Scusa, mamma. Oh, volevo dire Sam. Pensavo che senza i genitori sarebbe stato divertente. Il punto è che per vivere da sole ci vogliono delle regole. Perché senza regole in casa regna il caos. Già, infatti, guardate un po' questa stanza. Sembra una discarica. Con questo programma puliremo in fretta. Chloe, a te il bagno. Ehi, questo secchio puzza! E a te, Alex, visto che oggi è il secondo mercoledì del mese, toccano le grondaie. Ok, che cosa sono? Beh, è ora che tu lo scopra. Scusa, perché tu non sei nel programma? Ah, è questo tipo di atteggiamento che ha gettato la casa nel caos più totale. E ora forza al lavoro! Guarda che cosa devo fare! Che schifo! Che ho ordinato sul sito casalinghesuperdisordinate.com. Scusi tanto, signor postino, questo è l'indirizzo della casa qui di fronte. Certa gente non sa accettare le critiche. Ma chi è che sceglie il personale alle poste? E questa la chiami pulizia? No, la chiamo schifezza. Ragazze, ma che piacere inaspettato. A parte il fatto che siamo nel vostro bagno. Jerry, dobbiamo parlare. Ero davvero ansioso di vedervi, ragazze. Bell'acquario! Contiene alcune specie che provengono dall'Oceano Indiano. Dovresti tenerlo più pulito. Provvedo subito. Gladys? E si può anche usare per pulire il bagno? E magari le grondaie? Io non pulisco grondaie. Per questo neanche Alex. Sbaglio, vivere insieme è un vero toccasana per la vostra amicizia. Sta a sentire, stavamo pulendo la casa perché mischia vista è contraria al divertimento. E poi? Quando uno stranissimo postino ci ha fatto un buco enorme nel soffitto. E ci ha anche tagliato in due il frigorifero. Ma la cosa più strana è che poi è scomparso senza lasciare alcuna traccia. Oh? Ehi, forse una traccia l'ha lasciata. Che non sia semplice muffa. Sono più che sicuro. È una sostanza ancora sconosciuta a base di metallo, scoperta solo in tre luoghi, che saranno le vostre prossime destinazioni. Ti prego, fa che siano posti favolosi. Il primo è una miniera di zolfo nel nord dell'Uzbekistan. Il secondo è un impianto per il trattamento dei liquami a New Brunswick. Ok, scegliamo il numero 3. Ottima scelta. Si tratta di una fabbrica di parrucche abbandonata. In questa missione disporrete dei seguenti supporti: il FOM modello tunnel aerodinamico 9000, l'orologio biolaboratorio e infine il nuovissimo supporto viscido rapido. Gladys, procedi pure. Mi scuso in anticipo.
Ma perché si è scusata? Perché è dotato di un quantitativo di petrolio greggio estremamente scivoloso. Basta premere qui. Qui si potrebbe anche girare un film di fantascienza. Abbiamo compagnia. Non credo che ci darà molte informazioni. Il pavimento fa un rumore strano qui. Davvero? Fammi provare. Forse è una botola segreta. Proviamo ad aprirla. Tracce del metallo che c'era nel nostro bagno. Grandioso! Non dovremo andare alla miniera di Zoom. Attenzione! Il vapore, no! Non c'è niente di peggio dei capelli ricci! Ehi, laggiù c'è qualcuno! E tu? Dove pensi di andare? Per me è stato fin troppo facile, non abbiamo nemmeno sudato. Scommetto che è una trappola. Facciamo un passo avanti, smascheriamo il furfante e saltiamo per aria. Vediamo chi c'è sotto quella parrucca. Non ci credo, è Tim Scum. Ma tu dovresti essere in prigione. E voi invece dovreste essere a letto. Dopotutto domani si va a scuola, giusto? Vado a controllare. Siete le solite guastafeste. Per essere un criminale sei davvero scadente. E poi perché quella parrucca? Un po' di stile non guasta mai. È una cosa che voi ragazze non potete certo capire. Guardate un po' che ho trovato il vero postino. Quindi l'aggressione in casa nostra è opera tua. Deduzione arguta, ma non illudetevi. Tanto non dirò una parola di più. Chiamiamo Jerry, manderà qualcuno a prendere Scum. Intanto corriamo a casa e separiamo i rifiuti riciclabili. Sono contenta che ci siamo sbarazzate di Tim Scum. Quel tizio è come un orribile herpes che non guarisce mai. Una caramella all'acqua salata. Dà energia prima di un allenamento di calcio. Ne volete una? No, io passo, grazie. Il mio dentista mi ringrazierà. Su, forza, corriamo in campo ad allenarci. Ricordate, squadra mista. Prova a fermarmi se ci riesci. Giuro, no. Ma guardate, vi siete assolutamente senza stile. Dovreste imparare che ci si deve distinguere anche in campo. Oh, povera me. Ora dovrò tornare dal parrucchiere. Che puzza di sudore ed è mia. Per oggi la partita finisce qui. Ci tiri la palla? Andy, non ti eri tolta l'apparecchio in seconda media? Magari mi sbaglio, ma credo che quest'anno Mandy farà parte della squadra. Si è trasformata. Credevo che il caso fosse risolto avendo catturato Scum. Mandy!
familiare. Portiamolo in laboratorio. Sostanza che Scam stava preparando. È in grado di assorbire il DNA di qualunque essere con cui entra in contatto. E abbiamo visto che lo trasforma in una versione di gran lunga peggiore. I miei complimenti. Scusatemi. Dover correre per salvarsi la pelle mette un certo appetito. Ehi, stagli lontano. E adesso chi è? Oh, sei tu, Arnold. Ehi, ragazze, che piacere vedervi qui. Studiamo insieme per la verifica della prossima settimana? Ma sì, è un'ottima idea. Perché adesso non vai al bar e non ci prendi dei... muffin stimola studio? Ehi, che cosa sta succedendo a quel topo? Presto, allontanatevi! Che tutti ce l'abbiano sempre con noi. Puoi scordarti di studiare insieme a noi. Cavoli. Wow. Gradirei un aiutino. Arriva. Scusa, amico. Niente di personale. Salute. Ben 3 volte in 2 giorni. La cosa si fa seria. Puoi dirlo forte, Jerry. Ehi, non puoi chiudermi qui dentro. È più sporco di un porcile. Dov'è Sam? Probabilmente starà pulendo il laboratorio. Scam dov'è? Assicuro, chiuso nella sua solita cella di isolamento. Non ditemi che è diventato invisibile! Mi spiace se interrompo la festicciola. Sam, che cosa fai con quel buon a nulla? Ma questa non è Sam. È una creatura decisamente migliore, molto più forte e meschina. Che è successo alla vera Sam? Non lo so e non mi interessa. Però la mania di pulire le è rimasta. Beh, quella è una caratteristica troppo radicata in lei. E come tutti gli altri cloni metallici, vive per un solo scopo: distruggere la UP. Calma, non così in fretta. Vi presento Scamlar. Scamlar? Va, che fantasia per i nomi. Oh, oh, il tempo vola, non è vero? È incredibile come crescono in fretta. Ho sempre desiderato farlo. Ah!
gemelle clone. Il mio gemello cattivo. Avanti, non può non farsi male. Ehi, non dovresti stare dalla mia parte. In fondo siamo una cosa sola. Oh! Aia! Ehi! Per caso ti sei bevuto il cervello? Che fossi un clone? Le tre agenti della UP che si autodistruggono. Davvero geniale. Questa situazione non c'è nel manuale d'addestramento. Ricordatemi di aggiungerla dopo, se mai ci sarà un dopo. Finalmente, per la UP non c'è scappo. Queste orribili creature sono inarrestabili. No, non può essere, abbiamo tutti un punto debole. Oh, certo, ricordi che è successo ad Arnold? La mia caramella all'acqua salata l'ha neutralizzato. Ehi, ma allora è stato il sale. Mi sa che non basteranno. Oh, scusa, Jerry. Gladys, dov'è il tubo aspiratore? A disposizione. Levati di torno. Ehi, sei un attaccante da urlo, Clover. Aspetta, immagino che ti serva questo. Oh no, era il mio vestito preferito. Devo capire come si accende l'aspiratore. Non c'è problema. Forza, creature, fateli fuori! Acqua salata! Ottimo lavoro, Clover! Ora risparmia un po' d'acqua per i pesci. Come vuoi tu, Jerry! Ah. Lasciami stare, brutto rottame metallico. Signore, devo sopportare un simile insulto? Oh no, Gladys. Fai pure di lui quello che vuoi. Cosa? No, no, ehi, ehi. Oh no, no, no. Sarà meglio andare a vedere dove è finita Sam. E poi potreste portarla qui. Questo ufficio è un disastro. Non abbiamo pulito dopo che è venuto il postino. Sì, ok, Sam. Clover, tu raccoglierai i rottami e Alex laverà i pavimenti. Oh, possiamo farlo più tardi, Sam. Siamo esauste. Salvare la UP ci ha prosciugato le energie. A me invece succede esattamente il contrario. Più pulisco e più mi viene voglia di pulire. Ti avverto, non voglio più sentir nominare la pulizia. Che cosa? Questa stanza è uno schifo. E il postino qui non è mai entrato o sbaglio? Oh, beh, ecco, avevo intenzione di pulirla più tardi. Davvero? Allora mi servono questi. E anche questa. Senza regole regna il caos, è un dato di fatto. E se posso farlo capire alle ragazze chiedendo loro di svolgere qualche piccola mansione domestica... No, ok, Clover non avrebbe mai e poi mai dovuto vedere che la mia camera era un disastro. Ma che maleducata! Non si ficca il naso nella stanza degli altri, anche se la porta è aperta. È territorio privato, a meno che non sia per un'emergenza come cercare una matita numero 2 per i compiti di educazione tecnica. Adesso che ci penso, devo rimettere a posto la sua felpa prima che si accorga che gliel'ho presa. Ehi, era un'emergenza!